Proposte concrete, stili di vita sostenibili, sguardo verso il futuro. Alla 49esima settimana sociale dei cattolici, oggi è stata la giornata del confronto con le istituzioni. Ripartire da Taranto per centrare gli obiettivi ambientali, dice il commissario europeo Gentiloni. Un'economia equa e degna dell'uomo. Il Papa torna a invocare un sistema economico rispettoso delle persone e libero dal predominio della finanza. È necessario, aggiunge, andare oltre i muri degli egoismi e degli interessi personali e nazionali. Quota 100, addio. Dopo l'annuncio di Draghi arriva il no di Salvini. La CGIL dice che alzare l'età pensionabile di 2 anni è inutile, interesserebbe solo 10.000 persone, apprezzamento invece da parte di Confindustria. Nei paesi con poche vaccinazioni il virus torna a circolare in modo sostenuto, dalla Lettonia alla Bulgaria, dalla Romania all'Ucraina, fino alla Russia e perfino in Austria. I governi pensano a nuove misure restrittive e veri e propri lockdown. Un parroco dal volto umano, moderno, che si inserisce con delicatezza e partecipazione nella comunità che gli è stata affidata. Su TV 2000 arriva Canonico, fiction in 20 puntate che racconta la vita di un prete interpretato da Michele La Ginestra, l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Buonasera, andiamo subito a Taranto per la 49esima settimana sociale dei cattolici. Oggi è stata la giornata del confronto con il mondo della politica e delle proposte concrete che guardino al domani e alle future generazioni. Ma colleghiamoci allora con Nicola Ferrante. Buonasera Nicola. Non solo concrete le proposte, ma soprattutto realizzabili, e poi il confronto, lo dicevi, con le istituzioni. Pomeriggio dunque dedicato alle scelte che già ora si possono assumere su due fronti: quello delle politiche intese come linea dalla finanza e della imprenditoria, e poi l'altro fronte, che è quello invece degli stili di vita che producono il lavoro ma senza ferire l'ambiente. In corso in questi istanti l'ultima tavola rotonda, quella dedicata a questo percorso cosiddetto di transizione. Ma noi subito iniziamo a ripercorrere allora la giornata. Partiamo dal pomeriggio, dalla tavola rotonda dedicata alle scelte appunto possibili, realizzabili nel contributo che abbiamo realizzato. Poi torniamo qui. Tassare i mali e premiare le scelte virtuose in tema di finanze, e ancora adottare stili di vita sostenibili per tutelare ambiente e salute, come ad esempio usare la bicicletta per andare al lavoro. È un pomeriggio di proposte realizzabili e di dialogo con le istituzioni, quello che coinvolge i delegati alle settimane sociali nella terza giornata dei lavori. I cattolici italiani sono in piedi di fronte alle istituzioni perché stanno camminando e stanno agendo nella società, lasciano il segno, hanno intenzioni importanti per quella che chiamiamo la transizione ecologica, ma hanno anche azioni concrete che già si stanno realizzando, e alle istituzioni chiedono di essere all'altezza di questo. Creare profitto ma nel rispetto dei criteri ambientali, promuovere la politica degli incentivi. Spostare il peso fiscale dal lavoro all'inquinamento, a saldo zero per i cittadini, a saldo zero per lo Stato, secondo quello che già propone l'OECD. Cambiare gli appalti, sempre meno massimo ribasso, sempre più criteri minimi ambientali e sociali, appalti generativi. Cambiare gli incentivi dei manager, perché non è più possibile che venga premiato un manager quando aumentano gli incidenti sul lavoro o quando aumenta l'inquinamento. Bisogna premiare solo chi crea profitto in modo sostenibile. Non possiamo rispondere a problemi globali con risposte locali, esorta in un videomessaggio il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni. L'ambiente è la bussola del nostro agire, ribadisce anche David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Alle loro parole si aggiunge anche la voce del titolare del lavoro sul tema del rilancio del Sud. Io considero molto importante che tutti i progetti del PNRR siano attuati anche con un grado forte di partecipazione, di coprogettazione, di coprogrammazione con i soggetti dell'associazionismo del terzo settore, soprattutto nell'ambito delle infrastrutture sociali, perché credo che saranno duraturi i cambiamenti introdotti dal PNRR se saranno anche condivisi e partecipati.
Fin qui la cronaca delle ultime ore, ma la giornata era cominciata già stamattina con un gesto simbolico, una delle opere segno di questa settimana sociale, perché il Cardinal Bassetti, stiamo per vedere le immagini, si è recato in uno dei quartieri della città, Rione Salinella, periferia segnata dal degrado, non meno inquinata di rioni più tristemente famosi come Tamburi, a Salinella piantumato 25 platani, segno di memoria per i bambini che hanno perso la vita a causa delle malattie, ma anche di rinascita per un futuro in cui l'aria non sia più inquinata. Tutto è connesso, ha detto il cardinale. Ambiente e umano vanno insieme di pari passo, e la sinfonia del creatore. Poi poco fa il presidente della CEI ha voluto ringraziare i giornalisti presenti e, raggiungendoli qui in sala stampa, ha rilasciato la dichiarazione che vi faccio ascoltare. Parla del ruolo dei giovani durante queste settimane sociali, ma anche della ripresa finalmente della vita ecclesiale dopo la pandemia. Lo ascoltiamo. C'è stato veramente un inverno anche nella Chiesa. Abbiamo riaperto le chiese al culto. Non si vedevano bambini, non si vedevano giovani. Che la Chiesa, che è in Italia, riparta con un evento di questo tipo, perché il lavoro, la famiglia, i problemi dell'economia sono fondamentali per la vita e quindi incidono direttamente sull'umano, quindi è stata anche coraggiosa, direi, la Chiesa italiana a ripartire in questo senso con la scelta dei giovani, che può sembrare uno slogan, ma sono veramente la speranza della Chiesa. E veniamo allora proprio al ruolo dei giovani, ricordato anche dal Cardinale, lo avete sentito, mi ha raggiunto in postazione, lo vedete a fianco a me, Padre Francesco Chetta. Buonasera Padre Francesco. Buonasera a tutti. Padre Francesco è del comitato organizzatore, stamattina ha coordinato lui i lavori verso il manifesto dell'alleanza che hanno sottoscritto proprio i giovani. Allora chiedo, Padre Francesco, qual è il ruolo dei giovani in queste settimane sociali? Ma guardi, innanzitutto dei 1000 delegati i giovani sono 300 e quest'anno a loro abbiamo dedicato proprio uno spazio importante, perché loro ci potessero dire e aiutare che cosa vuol dire ambiente, ed è uscito che per loro l'ambiente è anzitutto relazione, per loro l'ambiente è anzitutto equilibrio, e ambiente è ripartire dai territori per connettere tutte quelle esperienze virtuose che già ci sono nella nostra chiesa locale e rendere sistema. Pensi, noi abbiamo una rete di 26.000 parrocchie, 200 diocesi. Se solo il consiglio pastorale di ciascuna parrocchia facesse un qualcosa, cambieremo l'Italia. In connessione. Allora, Padre Francesco, resti con me, perché adesso allora io voglio approfondire il tema del manifesto dell'Alleanza dei Giovani per il lavoro, per l'ambiente, il servizio e le voci dei giovani. Le firma Vito De Torre, l'inviato. Poi torniamo qui e chiediamo un ultimo commento a Padre Francesco. Vediamo. I giovani della Settimana Sociale di Taranto sono i protagonisti di questo evento che guarda al pianeta che speriamo. Finora 3 giorni di confronti, dibattiti, per proporre soluzioni concrete nella direzione della transizione ecologica. Un pianeta non più depredato, ma rispettato e valorizzato. Dal Pala Mazzola di Taranto è partita oggi dai giovani una proposta, un manifesto per l'alleanza. In sintesi, l'invito formulato è innanzitutto favorire le iniziative imprenditoriali, dove ambiente e lavoro vanno a braccetto. Far sì che anche le grandi realtà aziendali diventino protagoniste della transizione ecologica. Anche le amministrazioni locali devono essere coinvolte in questa operazione di sostenibilità ambientale. E poi le diocesi, che dovranno porsi come ponti, luoghi di incontro tra cittadini e amministrazioni. Questo manifesto, si legge nel documento firmato oggi, vuole essere l'inizio di un cammino, un messaggio di speranza. La mia speranza è che da tutte le cose belle che ci siamo raccontati, che ci stiamo raccontando, possano poi seguire delle prassi sulla base dei lavori che stiamo facendo. Mi è piaciuto molto oggi, in piccolo gruppo, condividere la propria esperienza personale, dare il piccolo contributo, ognuno può dare il suo piccolo contributo. Questo evento è un inizio di questo ragionamento. Si parlava anche ieri con il Vescovo quanto sia importante tornare a casa e mettere in pratica ciò che si parla e un po' si discute in questi giorni.
Questo evento è un inizio, dicono i giovani, non è un documento statico, ma anzi è, come dire, un avvio. Allora, quali considerazioni anche su questo, su queste possibilità di creare lavoro rispettando l'ambiente proprio per le nuove generazioni? Ma guardi, questo che viviamo a Taranto non è un evento, ma è un processo, e i giovani questo lo vogliono dire e ribadire. Noi abbiamo creato un modello di sviluppo che consumando ci ha consumati, e i giovani si stanno dicendo: noi questo non lo vogliamo più vivere. Allora lì dobbiamo ascoltare, lì dobbiamo dare fiducia, e soprattutto a livello locale dobbiamo anche ripensare le nostre pastorali, perché loro possano, con l'aiuto di tutti, perché è uno scambio di staffetta generazionale dove tutti corrono insieme, la generazione che consegna la staffetta e la generazione che la riceve, per cui abbiamo una responsabilità di tutti, e se la assumiamo cambierà il nostro modo di vivere. E salveremo il pianeta. E salveremo anche il nostro pianeta. Grazie a Padre Francesco Chetta per la sintesi. Auguri. Dalle settimane sociali, linea a Roma. Auguri. Grazie. Grazie. Auguri, grazie. Contro il predominio della finanza è necessaria un'economia equa e a misura d'uomo, lo ha detto questa mattina Papa Francesco ricevendo in udienza i partecipanti al convegno internazionale della Fondazione Centesimus Annus, il servizio di Cristiana Caricato. Solidarietà, cooperazione e responsabilità sono le tre parole risuonate questa mattina nell'incontro tra Papa Francesco e partecipanti al convegno internazionale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, presieduta da Anna Maria Tarantola. Non solo gli antidoti per combattere ingiustizie, diseguaglianze ed esclusioni, ma anche gli assi portanti della dottrina sociale della Chiesa, che vede proprio nella persona umana il vertice della creazione, il centro della società, dell'economia e della politica. A ricordarlo proprio il Pontefice, che ha spiegato come la visione dell'uomo e del mondo offerta dalla dottrina sociale non sia una faccenda politica, ma un modo per orientare e giudicare i processi di promozione umana. Francesco è tornato a denunciare le incertezze e le precarietà che segnano la vita di tanti, a condannare un sistema economico che scarta gli esseri umani e sfrutta con rapacità le risorse della terra. Chiedendo nuovi modelli di sviluppo, il Papa ha parlato di un terreno inquinato dal predominio della finanza, invocando un'economia a misura d'uomo. Come cristiani siamo chiamati a un amore senza frontiere e senza limiti, segno e testimonianza che si può andare oltre i muri degli egoismi e degli interessi personali e nazionali. Bisogna andare oltre, ha incoraggiato Bergoglio, oltre il potere del denaro e gli steccati ideologici, oltre le barriere e l'indifferenza, pensando e operando come fratelli. Può sembrare un'utopia irrealizzabile, preferiamo invece credere che sia un sogno possibile, perché lo stesso sogno di Dio, uno e trino, con il suo aiuto, è un sogno che può cominciare a realizzarsi anche in questo mondo. La pagina politica, con il governo impegnato su vari fronti tra lavoro e pensioni, quota 100 non verrà rinnovata, ha detto Draghi, contrario Salvini, e la CGIL dice spostare l'uscita dal lavoro di 2 anni non serve a niente. Caterina Dall'Oglio. La prossima misura da cancellare è quota 100. Il provvedimento introdotto dal governo giallo-verde è ancora difeso da parte di quello corrente. Il cantiere è aperto, nessuna decisione imminente, ma Draghi da Bruxelles è netto. Io ho sempre detto che non condividevo la quota 100, ha una durata triennale e non verrà rinnovata. Quello che occorre fare ora è assicurare una gradualità nel passaggio alla normalità. Il governo si muove verso una nuova soglia, già denominata quota 100-204, che per prima vede contraria la CGIL, secondo il cui osservatorio Previdenza sarebbe una misura sostanzialmente inutile, perché porterebbe a poco più di 10.000 uscite pensionistiche anticipate. Molto attenti sul tema anche gli industriali. Quota 100 non ci è mai piaciuta, perché abbiamo considerato questa manovra una manovra che non avrebbe mai raggiunto i fini che si prefiggeva. Intanto Standard & Poor's, l'agenzia di rating tra le più importanti di tutto il mondo, vede per l'Italia un futuro molto positivo e conferma il giudizio BBB già assegnatole, cambiando però l'aggettivo che lo accompagna da stabile a positivo. Secondo gli economisti dell'agenzia internazionale, il deficit si attesterà all'8,8% del PIL nel 2021 e calerà al 5,8% nel 2022. Una promozione ulteriore dal mondo della finanza per il governo Draghi, che prosegue i suoi obiettivi senza cambiare direzione.
È da poco finita la protesta dei Novax e No Green Pass a Roma, al Circo Massimo. Per fortuna questa volta non ci sono stati incidenti ed a ringare i manifestanti anche l'attore Enrico Montesano. Beatrice Bossi. Lui, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. Enrico Montesano anima la protesta contro il Green Pass, incita la folla a cantare slogan e cede il microfono ad avvocati e costituzionalisti. Viva la vita e la libertà! È un altro sabato di manifestazioni a Roma ed è ancora il Circo Massimo ad ospitare chi ha risposto alla chiamata di Trieste. E nel capoluogo friulano questa mattina i portuali hanno incontrato il ministro dell'agricoltura. Al triestino Stefano Patuanelli hanno chiesto due cose. No Green Pass e no obbligo vaccinale per nessuno. Il leader del movimento 15 ottobre le ha ribadite al megafono dopo l'incontro, spronando la folla a continuare la protesta fino a quando le richieste non saranno accolte. Martedì la questione arriverà a Roma sul tavolo del Consiglio dei Ministri, ma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha già chiuso la porta. Il governo non ha spazio per prendere in considerazione queste richieste, ha detto nel pomeriggio. Trieste dunque si prepara ad una manifestazione a oltranza e Roma intanto si blinda. La prossima settimana dovrà accogliere anche il G20. Salgono i casi di Covid tra gli operatori sanitari, sono 371 queste settimane, erano 306 in quella passata, lo rileva il report dell'Istituto Superiore di Sanità che completa il monitoraggio settimanale. Federico Plotti. Il virus continua a circolare, ma la sua diffusione sembra essere ancora sotto controllo, nonostante l'Istituto Superiore di Sanità abbia certificato nell'ultima settimana un lieve aumento dell'incidenza, arrivata a 34 casi ogni 100.000 abitanti, e dell'indice di trasmissibilità, che resta però ben al di sotto della soglia di guardia. In leggero aumento anche i contagi, conseguenza diretta della crescita esponenziale dei tamponi effettuati, soprattutto per ottenere, in alternativa al vaccino, il Green Pass, che dal 15 ottobre scorso è diventato obbligatorio anche per lavorare. Più test si fanno e più casi vengono alla luce, anche se il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi e nuove infezioni, non aumenta. Resta stabile anche nell'ultimo bollettino, 0,8%, in linea con i numeri delle ultime settimane. 3.900 i contagi, 39 i decessi nelle ultime 24 ore. Sul fronte vaccini la campagna prosegue, ma senza particolari scossoni. L'effetto del Green Pass in questo caso sembra essersi attenuato, e a calare sono soprattutto le prime dosi, 350.000 somministrate negli ultimi 7 giorni. Ma i numeri della campagna vaccinale sono comunque confortanti: oltre 44 milioni gli italiani immunizzati a ciclo completo, l'82% della popolazione con più di 12 anni, ma mancano all'appello ancora 7 milioni e 600 mila persone che ancora non hanno ricevuto una dose. E negli Stati Uniti anche l'agenzia del farmaco americana conferma l'efficacia del vaccino Pfizer nella prevenzione dell'infezione da Covid anche nei più piccoli, e già dalla metà di novembre potrebbe partire la vaccinazione di bambini e ragazzi tra i 5 e gli 11 anni. E purtroppo all'estero, in particolare nei paesi dove le vaccinazioni sono state fatte molto poche, il virus torna a circolare anche in maniera piuttosto sostenuta. Vediamo il servizio di Antonio Soviero. Tra una settimana Mosca fermerà a casa per 7 giorni i lavoratori non essenziali, ma avranno lo stipendio. La pandemia sembra fuori controllo in Russia, dove la popolazione restia a vaccinarsi con lo Sputnik 5. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.075 decessi provocati dal Covid-19. Nuovo record giornaliero anche di contagi, quasi 38.000. Dall'altra parte del globo, il Perù, il paese con il più alto tasso di mortalità al mondo, supera la soglia di 200.000 vittime. Molti paesi alle prese con terza e quarta ondata. In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore registrati quasi 50.000 nuovi casi e 180 morti. E così il premier Boris Johnson invita i cittadini a fare la terza dose del vaccino. Vicino a noi l'Austria pensa a un nuovo lockdown, ma solo per i non vaccinati. Contagi in forte crescita anche in Germania, mentre dall'altra parte del Mediterraneo la Tunisia impone il Green Pass per l'accesso dei cittadini ai luoghi pubblici e per i turisti. Tutto questo mentre l'Agenzia Federale Americana per il Farmaco conferma l'efficacia del vaccino Pfizer nei bambini tra 5 e 11 anni.
Al via Palermo il processo contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona quando era ministro dell'Interno. Per il caso, lo ricorderete, dei 147 migranti rimasti per 6 giorni sulla nave Open Arms prima dello sbarco a Lampedusa. Oggi ammessi tutti i testimoni. Luigi Ferraiuolo. Cominciato a Palermo il processo sulla nave Open Arms. Accolti tutti i testimoni. La procura voleva evitare l'attore Richard Gere, temendo di spettacolarizzare le udienze, ma la Corte ha deciso diversamente. Ammesso come testimone anche il sindaco di Barcellona, sul banco degli imputati l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Una nave spagnola che rifiuta di andare in Spagna compie un abuso. Banale. Soprattutto se la Spagna offre non uno ma due porti. O è capriccioso o ha altre intenzioni sto signore. Secondo l'accusa, lo stop alla ONG che trasportava migranti illegali salvati in mare al largo del nostro paese nell'estate 2019 è configurabile come sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Per la difesa dell'ex titolare del Viminale che diede l'ordine, era una scelta politica insindacabile dettata dall'emergenza. L'imbarcazione nell'agosto 2019 rimase per diversi giorni in mare in attesa di un porto di sbarco. Richard Gere è stato citato perché è un supporter di Open Arms e salì sulla nave a un certo punto. Per un'accusa analoga Salvini è stato già assolto in sede di udienza preliminare a Catania. Giulia Buongiorno, l'avvocato di Salvini, ha chiesto di acquisire al processo le indagini in corso contro alcune ONG. 73 persone sono sbarcate a Lampedusa intorno alle 12, erano giorni che non arrivavano naufraghi, ma questa mattina, appunto, dopo ore, giorni di navigazione in condizioni precarie, un'imbarcazione ha raggiunto l'isola. Da Lampedusa il nostro inviato Maurizio Dischino. Da martedì sera non si registravano arrivi di migranti a Lampedusa. Poi nella tarda mattinata di oggi è comparsa una motovedetta della Capitaneria di Porto all'ingresso dell'isola con a bordo 73 persone appena salvate. Sulla banchina i primi accertamenti hanno constatato che si tratta di 52 uomini, 9 donne di cui una incinta, 7 minori non accompagnati, 5 minori accompagnati. Tra di loro 2 siriani e il resto provenienti dall'Africa subsahariana. Tutti erano su un'unica imbarcazione partita giovedì sera dalla città libica di Sebrata e poi soccorsa questa mattina intorno a mezzogiorno da una motovedetta dei militari italiani che è approdata a Lampedusa alle ore 13. Sembrava che il Mare Grosso potesse scoraggiare la partenza di migranti dalle coste libiche e tunisine e invece una motovedetta della Capitaneria di Porto ha salvato altre persone in mare. In questo momento gli operatori, soprattutto dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, di Save the Children, insieme a tutte le forze di polizia, carabinieri e finanza, stanno prestando soccorso alle persone appena approdate al molo di Lampedusa. E da qui adesso i migranti andranno al centro di prima assistenza e accoglienza incontrata in Briacola, dove già ci sono 120 persone. Al passaggio dei pulmini qualcuno ha accennato un segno di vittoria per dire che è vivo, che ce l'ha fatta ad arrivare in Europa. Con le 73 persone arrivate oggi sono 200 i migranti nell'hotspot di Lampedusa. Un centro ampliato da poco per poter accogliere 320 persone e che sarà ancora esteso per sostenere l'accoglienza di 470 migranti. Erdogan caccia 10 ambasciatori occidentali, tra cui anche quello statunitense, rei di aver firmato un appello per la liberazione del filantropo anti-Erdogan Osman Kavala, detenuto in via preventiva da oltre 4 anni con l'accusa di aver tentato di rovesciare il governo finanziando le proteste di Gezi Park nel 2013. In Etiopia invece proseguono i bombardamenti sulla regione del Tigray. Per il quarto giorno consecutivo le forze di Addis Abeba sganciano bombe contro le basi dei ribelli. Ricordiamo che lo scontro armato è in atto da quasi un anno. Da una parte l'esercito governativo, dall'altra i movimenti indipendentisti. L'ONU intanto ha sospeso i voli umanitari. Oggi anche TV 2000 alla Festa del Cinema di Roma con la serie TV Canonico in onda dal prossimo mese di dicembre. Michele La Ginestra nel ruolo di un sacerdote alle prese con le vicende quotidiane della sua comunità. Fabio Falzone. Ma lo sai che mi piace dire che è un sacerdote normale, di quelli che vorrebbero tutti in parrocchia, uno che si interessa alle problematiche comuni ma anche ai momenti di gioia. Io non so perché, ma la mattina mi alzo sempre felice. Non il solito sacerdote, magari investigatore. TV 2000 sbarca nella serialità televisiva con Canonico.
20 episodi diretti da Peppe Toia e interpretati da Michele La Ginestra, che costruisce con uno stile moderno e contemporaneo un sacerdote vero, un parroco dal volto umano e moderno, alle prese con le sfide quotidiane della sua parrocchia, armato di fede e di pazienza, cercherà di trovare una soluzione ai problemi senza mai perdere il sorriso. Fabio Ferrari interpreta il vescovo, una sfida nuova e tutta contemporanea per TV 2000, anche dal punto di vista produttivo. Questa serie è anche qualcosa di sperimentale, abbiamo fatto una cosa che forse raramente viene fatta, abbiamo creato un prodotto di qualità in poco tempo, abbiamo creato una bella unione di squadra e le persone hanno capito quello che stavamo facendo, che non era una semplice serie, ma era qualcosa che veramente era fatta con amore e anche con fede. È un lavoro fatto con una squadra, gli attori coinvolti sono tutti bravissimi, sono molto giovani alcuni, ma sono bravissimi, abbiamo fatto i salti mortali, però la qualità, io quando ho visto il prodotto realizzato, la mappa che abbiamo fatto, mi sono meravigliato, guarda, un po' anche mia moglie si è meravigliata, dice ma sempre vestito da prete, ma non è che ci stai a prendere il vizio, si è preoccupata un pochino. 15 anni fa scompariva Bruno Lauzi, uno dei massimi esponenti della scuola genovese di cantautori, insieme a De André, Tenco e Paoli, autore di canzoni presenti nella memoria di tutti noi. Silvio Vitelli. Ed è per questo che tu ritornerai. 1963, Ritornerai è il primo successo di Bruno Lauzi col suo vero nome, fondatore insieme a De André, Bindi, Tenco, Indrigo e Paoli della scuola cantautorale genovese. Alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva, onda su onda mi sto allontanando ormai. Una vita la sua che si è spenta ad un passo dal compimento dei 70 anni dopo lunghe malattie. Troppo sole può fare morire, amore caro, amore bello. Canzoni impegnate portate avanti insieme a quelle leggere. Di grande successo la sua produzione musicale per bambini. La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù. Che poliziotto, giochi passando come una freccia nella notte schizza via. Passa dal tetto, entra nel letto d'ogni bimbo che racconta una bugia. Virgola, virgola, con l'orecchio spento là, era il cane di un bambino di città. Autore prolifico, ha scritto per i più grandi della musica italiana. Nomadi, Paolo Conte, Lucio Dalla, Mina, suo il testo italiano dell'Appuntamento di Ornella Vanoni. Oltre a due capolavori indiscussi affidati a Mia Martini, Piccolo uomo e Almeno tu nell'universo. Sarai sincero che mi amerai davvero e davvero di più. Adesso una breve pausa, torniamo fra pochissimo. Sono state recuperate dal soccorso alpino e speleologico siciliano sane e salve, anche se molto spaventate, due bambine tedesche di 8 e 10 anni che si erano smarrite dopo essersi allontanate dal gruppo di turisti del quale facevano parte durante un'escursione nella zona del rifugio Citelli sul versante sudorientale dell'Etna. È tutto, vi lascio adesso alle previsioni del tempo e alla diretta della messa, prossima edizione del TG2000 alle 20:30. Buona serata.